Buongiorno a tutti e benvenuti al TG dei ragazzi. Iniziamo subito con una notizia interessante. Parliamo di una scoperta che ha incantato gli esperti di arte e fatto felici gli abitanti di Nisi, ad Alzano Lombardo. Durante i lavori di recupero all'antica chiesetta del paese è affiorita una fresca attribuita al famoso pittore Carlo Ceresa. La fresca è dedicata alle anime del purgatorio. Guardiamo le immagini della parete dipinta. L'orto botanico di Bergamo è sempre più apprezzato. Nel 2018 sono stati 65.000 i visitatori delle tre aree verdi che compongono l'orto. Fra loro anche 7.000 studenti, non solo delle scuole di Bergamo, ma anche di altre città come Brescia, Milano, Mantova e Sondrio. Tra le prossime novità, l'apertura di un frutteto nel parco della biodiversità. Parliamo di scuola e lavoro. La formazione del patronato San Vincenzo ha aperto un nuovo laboratorio di meccanica. Il progetto introduce nuovi macchinari e un maggior legame con le aziende del settore. Uno studente ci spiega in cosa consiste il progetto. Modernizzazione sia dal punto di vista dei software, magari con il nuovo laboratorio di computer, e anche dal punto di vista dei macchinari e di molte altre tecnologie. Grande festa a Redona perché il quartiere ha finalmente il suo oratorio. Gli spazi sono stati completamente rinnovati e ospitano il bar, i saloni, le aule e un nuovo campo di erba sintetica. Ascoltiamo le interviste agli abitanti del quartiere che aspettavano questo nuovo oratorio da tanto tempo. Ah, qui a Redona ci voleva che mancava, era un po' strettino, vede quante persone. L'oratorio nuovo è la casa di tutti e vivere vuol dire come stare a casa, stare in armonia, in fratellanza. Vuol dire una ripartenza e un luogo per la comunità. Una buona notizia, in Lombardia continuano a diminuire i rifiuti e il 90% dei rifiuti viene recuperato. A Bergamo i rifiuti sono calati dell'1,8% rispetto all'anno precedente. A Bergamo la raccolta differenziata è aumentata dell'1,9%. Nella nostra città si riciclano il 73,9% dei rifiuti. Sentiamo un'intervista a Raffaele Cattaneo, assessore regionale dell'ambiente. Meno rifiuti vuol dire meno problemi di smaltimento. Secondo, aumentare la raccolta differenziata. L'abbiamo aumentata, siamo arrivati a sfiorare il 70%. Terzo, di questa raccolta differenziata recuperare il più possibile, riciclare, riutilizzare il più possibile. Abbiamo visto che i dati ci dicono che abbiamo tassi di riciclo abbondantemente sopra l'80%, solo con la plastica, che fa eccezione, che recuperiamo il 54%. Purtroppo non saranno fatti a breve i lavori per migliorare la sicurezza della rotonda dell'autostrada. Tutti gli automobilisti bergamaschi sanno l'incrocio che porta al casello dell'autostrada. È molto pericoloso a causa delle grandi quantità di auto che passano ogni giorno. La Regione Lombardia ha stanziato 25 milioni per sistemarlo, ma bisogna aspettare un nuovo progetto. Guardiamo il servizio. Il progetto di restyling dello stadio di Bergamo ha avuto via libera. Ai primi di maggio si aprirà il cantiere per l'abbattimento e la ricostruzione della curva nord. È il primo passo del piano triennale di lavori previsto. Per questo l'Atalanta dovrà giocare altrove le due ultime partite casalinghe in questo campionato. Il 112 è il numero da fare in caso di emergenza, ma come funziona? Le chiamate provenienti da Bergamo arrivano alla centrale di risposta Varese, che poi contatta le forze dell'ordine o gli operatori sanitari. Il problema è che il 40% circa delle chiamate non sono vere emergenze. C'è anche chi chiama per avere informazioni sul
passaporto o sulle bollette. Le ferrovie hanno iniziato la ristrutturazione della stazione di Albano, Sant'Alessandro. Gli spazi, una volta sistemati, saranno ceduti al comune, che li utilizzerà come sede della protezione civile e per l'associazione di volontariato. Ecco l'intervista al sindaco di Albano, Maurizio Donisi. Noi ci occuperemo di aprire e chiudere la sala per l'attesa dei passeggeri e in cambio loro per 8 anni ci daranno in comodato d'uso il locale, insomma. E quasi sicuramente metteremo la protezione civile e qualche associazione di volontariato che occupa di sicurezza. In questo modo avremo anche un controllo importante del luogo. Dalla classe quinta di Villa Donia è tutto. Vi ringraziamo e restituiamo la linea allo studio. Ciao a tutti dai fuori classe di Villa Donia!